Questi sono gli oggetti che andranno ad allestire una delle prime vetrine della sala dedicata alle armi del 5 del 600. Faremo delle prove di ingombro per vedere se la nostra idea espositiva funziona e ci saranno degli oggetti particolarmente interessanti. Ci saranno due armi da botta, questa scure d'armi con questo raffio particolarmente pronunciato sarà a terra insieme alla mazza che sta tenendo Domenico, che è una mazza originale, anche se è stata restaurata in anni passati in maniera un po' energica e quindi molti dettagli della decorazione sono andati a perdersi. I pezzi forti in realtà della vetrina saranno le due spade da lato, questa che ha dei marchi, c'è cioè un gruppo di passo, dei marchi che sembrano tedeschi, quindi un prodotto tedesco della prima metà del 500, molto bello, molto elegante, per quanto sobrio. E quest'altra spada da lato, che anche questa ha un gruppo di passo, ma ha la firma di uno spadaio spagnolo. Siamo negli anni 40-50, sempre nel 500, e queste due staranno insieme. La vetrina verrà completata con questo splendido esemplare di archibugio a ruota tedesco, un archibugio di precisione con tanto di mirino, quindi molto probabilmente l'hanno pensato per la caccia, con le montature in osso decorate a forme di volute, vegetali, eccetera, e verrà messo davanti alle due spade in modo tale che abbia tutta l'attenzione della vetrina e gli altri oggetti siano un contorno di oggetti più o meno coevi da dare l'idea di armi bianche da botte da fuoco che poteva avere addosso un nobile della seconda metà del 500.